Ciao a tutti e bentornati ancora una volta su Indie Gameplay ITA, oggi siamo su Surviving Titan, un gioco che mi ha consigliato il buon Argonaut per cui lo ringrazio ed è un gioco sicuramente non originalissimo perché siamo precipitati con la nostra capsula di salvataggio e non sappiamo perché sul pianeta Titan e la nostra tediosa eh, intelligenza artificiale ci dà i suggerimenti su come iniziare, quindi iniziamo a recuperare i materiali, a recuperare il cibo, a costruirci una sorta di... di, di le workbench, insomma, lo andiamo a vedere un gioco in pixel grafica che eh, mi, mi sta ispirando abbastanza. Ehm, ah, ora mi sta dicendo che ci sono stati degli aggiornamenti, li facciamo. Sta pacciando con gli ultimi aggiornamenti. Stamattina ha fatto 5 mega di aggiornamento, quindi sta aggiornando anche la mia partita. Eh, quello che mi ha detto lo stesso Argonaut è che la partita cambia tantissimo ogni volta che la ricominciamo, perché ad esempio possiamo incontrare. Vari eh, aiutanti, vari abitanti del villaggio, e in pratica loro possono aiutarci a recuperare cibo per noi, craftare per noi, combattere per noi, insomma col tasto contro. Andiamo a eh, abbattere, cioè, diciamo usare il tool che abbiamo in mano, ma in questo caso ci chiede il livello 5. Quello che ho visto online è che eh, vedete in alto abbiamo la fame, la sete e l'energia. La cosa più importante all'inizio è crearsi una Aya. Ok, qua io sono uh, nella, nella mia nave. Eh, il gioco ora mi sta dicendo che ho terribilmente sete. Quindi, per, per, con F apriamo l'inventario e vediamo se ho qualcosa da poter mangiare o bere. Ho. Oh, mangio. Ok, l'ho mangiata, ma non mi sono curato la sete. La mangio ancora. Ah, I'm not angry. Niente, eh, col tasto C apriamo invece il pannello di crafting e dobbiamo trovare il modo di fare eh, qualcosa per recuperare il cibo. E leggevo ad esempio il raccoglitore dell'acqua piovana, quindi una, una sorta di, di botte. Posso esaminare, eh, e vedete che qua cambiano i, le cose craftabili una volta che siamo vicini. Al crafting possiamo fare un pozzo cliccandoci. Abbiamo bisogno di mattoni e wooden stick, quindi in realtà probabilmente sì. Abbiamo bisogno di uh, clay e sabbia e anche in questo caso non la possiamo fare. Mannaggia, um, No, siamo abbastanza fregati perché abbiamo tanta sete, perché abbiamo bisogno assolutamente di acqua. Rain Catch ci chiede un cooking pot e del woodlog. Il cooking pot io onestamente non ce l'ho e dovrei cercare un modo di farlo. Fornace, vedete, possiamo fare. La, la stone working bench per um, costruire mura e altri oggetti utili la, la bench per riparare quella per fare le pozioni eh, per far essiccare le, le pelli il sintetizzatore no io voglio fare la cooking la cooking me la fai fare o no vediamo un po' qua abbiamo anello di color rubino, no cooking pot la cooking pot ci chiede uno di iron bar quindi niente dobbiamo eh, dobbiamo fare una, una cosa ancora più più, più saggia eh, andare a fare una showel la showel anche qui eh, iron bar e legno quindi andiamo a fare se ce la facciamo un iron bar cosa rarissima in questo gioco il Carbone, vedete che adesso stiamo craftando usando 4 di carbone e 2 di iron ore per fare una, una, un lingotto di iron e intanto lì lo sta craftando Nel frattempo le risorse si rigenerano nel mondo Quindi, quindi eh, dobbiamo... ah mi diceva anche che sarebbe utile con uh, uccidere gli scoiattili Quindi è quello che magari proviamo a fare Vieni vieni qui così ti vedo. Ok. Ci ha dato un pinecon per piantare gli alberi. Perché con gli alberi, con la legna possiamo fare il carbone. Allora, in realtà adesso a me piacerebbe tanto trovare... Questi qui non posso prenderli presumo perché... Arvest No, posso prenderlo, fantastico Prendiamo un pomodoro Continuiamo a raccogliere Farming Level Ok, adesso poi andiamo a vedere anche i menu Andiamo a vedere anche le abilità Spero che il pomodoro mi dia un po' di No, ok Dovrebbe curarmi un pochino anche, anche la, la, la sete Ma la sete è al massimo adesso Quindi dovrei stare abbastanza bene Sì, infatti infatti è al massimo Ok Ci ha curato la sete quello di prima Non, non ci avevo fatto caso Un'altra cosa interessante che ho visto è Qua sopra c'è qualcosa? Sì, al nostro assistente qua non piace molto la pioggia. Però io me ne frego. E qua in alto avevo visto uno spaventapassari perché pensate addirittura. Questo cos'è? Un altro tizio cerca. Non trovi niente. Ok potrebbe esserci un altro abitante qua vicino precipitato anche lui e non, non sappiamo il perché non sappiamo il motivo e um, un'altra cosa interessante è che quando noi coltiviamo eh, dobbiamo tenere lontani i corvi un po' alla Stardew Valley quindi ci serve lo spaventapasseri attenzione, cos'è questo? what is this? cerca oppa hai ah, recuperato un fuel cell, una cella di carburante, un circuito e tre rottami tecnologici. Ah, fantastico. Ma li recuperiamo, però li prendiamo. Oh, 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 oh. Scusi, lei, signor dinosauro. Non ho trovato una sorta di, di mappa o qualcosa quindi. Devo fare attenzione a non perdermi. Ora apriamo l'inventario perché abbiamo troppa roba. Quindi mi, mi trovo costretto a buttare le ossa per prendere l'altro. Ok, uh, non lo so. Qua c'è. Che cos'è questa? Una notice board. Una bacheca. Non so cosa sia, ma. Vabbè. Perché piove sempre? Uh, Dovresti fare davvero un, un fuoco da campo perché sta venendo buio, ma no, non lo faccio. Non lo faccio perché torno a casa. Torno giù, non l'avevo vista quella. Boh, Sarà magari una patch o qualcosa perché qua in alto mi sembra ci fosse uno spaventapasseri. Comunque, vabbè, intanto torniamo giù Uiuiui. e vediamo cosa succede. No, allora, intanto lì c'è una piuma che ho buttato io prima nella partita precedente. Eccolo qua, questa è la nostra, nostra casa. Allora, abbiamo craftato quello che ci serviva. Quindi a questo punto uh, apriamo l'inventario e buttiamo quello che non ci serve. Tipo. No, la, la pigna. Io no, la pigna la piazzo. Place. La piazzo qui, così mi cresce un alberello lì. Tengo per muto e vedete, mi pianta e poi crescerà. Ehm, ok. Ora dobbiamo fare il cooking. Abbiamo detto il cooking pot. Era. Bowl? No, perché era. Si faceva qui. Scusate, ma. Cooking pot. Ok, craftiamolo. Ok, lo sta, lo sta facendo. No, ma la fame e la sete era questa. Sono un babbano. Continuo a guardare Hunger... No, è thirst. Ma, ma mi, ero, mi ero. Avevo bevuto quindi. Niente. Dovremmo fare eh, la per recuperare la gilla una, una pala e anche per recuperare la sabbia una volta recuperato quello poi potremo fare tutto quello di cui abbiamo bisogno ma ora al momento stiamo facendo il cooking pot possiamo vedete qua o il vedete possiamo distruggere o inserire all'interno il il legno con il legno si accende e a quel punto ci si apre questo menu qui in cui possiamo fare il pane usando, in questo caso, del grano o anche un uovo. Vabbè, ah giustamente. Eh, o carne cucinata, qualora ne, ne avessimo bisogno. C'è della legna qua. Va bene. Abbiamo fatto il cooking pot. Vediamo se riusciamo a prenderlo. Sì. Vediamo se adesso riusciamo a fare quella, quella cosa per la pioggia. Vediamo se c'è possibilità. Eh, non mi ricordo qui dove era questo, standing torch. Questo, ok, rain catcher. Sì, possiamo farlo. Tac, crealo ci mette sempre un po', quindi magari non so. Andiamo a dormire. Bah, finché non diventa buio non lo facciamo. Allora, adesso abbiamo, vedete qua in alto, adesso vi faccio vedere il tempo. Atmosferico, qua con la C chiudiamo, apriamo il pannello di crafting, non è comodissimo. Ma qua in alto il tempo, l'energia, l'energia funziona un po' alla Stardew Valley: cioè noi più facciamo cose e più, più l'energia scende. Quando non ne abbiamo più, non possiamo più lavorare. Qua in alto vediamo il meteo, la fame e la sete. qua abbiamo l'inventario che si apre con il tasto F. Abbiamo l'equipment e le abilities, quindi praticamente tutto l'equipaggiamento che abbiamo e quanto siamo bravi a fare quello che facciamo: cioè, più facciamo una cosa, più saliamo di abilità. Eh, questo dovrebbe anche influenzare le azioni che possiamo fare, ad esempio, a farmi in 5, posso scavare e togliere quelle piante di pomodori, in questo caso non lo posso ancora, ancora fare. Smithing livello 2, fishing possiamo pescare, possiamo anche combattere, sono già a livello, livello 5 e le abilities sono queste che onestamente non, non ho ancora ah qua la minimap ok finalmente ho trovato la mappa discoveries con tutto quello che ho scoperto quindi le, gli oggetti ogni volta che scopriamo qualcosa ce, ce lo dice possiamo mettere anche i segnalini il crafting come vi dicevo e lo skill tree e ci sono mi pare 7 abilità che possiamo andare a sbloccare spendendo i punti abilità si va in survival, si va nelle abilità si va nelle azioni eh, non lo so, sono abbastanza curioso, vediamo un po'. Um, questo ci può costare con due, pu due punti. Ci può dare possibilità di minare qualcosa in più oppure questa abilità qui, um, Unlock the Roll ability per rotolare. aha uh -huh. ok, no. Ah, poi vabbè ci sblocca le altre. Questa è invece è la night vision, cioè praticamente di vedere di notte per 60 secondi. Molto interessante, però dobbiamo prendere prima questa, poi questa che è la, la dash, la, la schivata. Inter molto interessante questa cosa, ma se mi interessasse di più tipo questo, eh, per diventare più forte, quindi la cura di tutte... Ah, ok. Sono più forte quindi mi faccio meno male. Qua invece riduce il danno preso da, dalla fame, il danno eh, preso dalla sete. Ok, no, mi piacerebbe prendere, non so, questo che cos'è? Eh, esperto in armi, eh, fare danno critico con la spada. Ok, poi vabbè, il gioco in versione 0.6. Poi fino a tre giorni fa eravamo alla 0.5. Quindi non è segnato su Steam che è un early access, ma diciamo che a grande linea lo è, lo è. Ora, eh, niente torno dentro che all'inizio vedete possiamo anche andare qua cliccare e vedere il boot, è un po' scomoda sta cosa che per andare avanti con i testi non c'è un tastino ma si preme questo tasto grande qua system status possiamo interrogare sullo stato del sistema il fuel level è 0% e le batterie sono offline se volessi aggiungere tipo il carburante posso farlo in qualche modo io ho, de ho preso del carburante perché l'obiettivo sarebbe anche quello di, di ripartire quindi vedete qua posso tentare l'accensione dei motori non siamo pronti per andare eh, no se io volessi mettere il carburante come faccio insert fuel cell eccolo lì ho inserito la cella di carburante. L'ho inserita, quello che ho trovato, System Booting, uh, System Status, il livello al 20%. La, la, la batteria usa um, il fuel per ricaricarsi al momento. Possiamo tentare di partire, ma io dubito che riusciremo a partire. Vai. Tutti i sistemi sono off, quindi niente, andiamo a dormire. Probabilmente ci sveglieremo che il motore è spento. Poi non so se il partire ci dà eh, la fine del gioco o, o ci dà un'altra zona da esplorare. 19%, la batteria 3% di capacità. Ok, vediamo adesso se col 3% delle batterie riusciamo a partire. le riserve di carburante sono troppo basse ok dovremmo trovarne altre ah no ma poi mancano tutti i sistemi di navigazione da riattivare quindi intanto io ho messo lì poi sicuramente Argonaut l'avrà giocato molto più di me e saprà darmi dei suggerimenti allora apriamo intanto il allora allora dato che dove cacchio l'ho messo ma perché ho una fornace qua? No, ah, no, ok. Mi dice che non ce l'ho più. Quando mettete qua un oggetto, se ce l'avete ancora, potete piazzarlo, ma se non ce l'avete, non ve lo fa più piazzare. Quindi. Allora, vediamo un po'. Eccolo qui. Clicco, place e lo metto qui. E ovviamente ha smesso di piovere. Ok, comunque qua sarà utile per recuperare l'acqua qualora dovesse piovere ancora. Ora, mi piacerebbe fare il, la pala, ma la pala la posso fare? Allora, la corda, va intanto faccio anche la canna da pesca. E' okay. comunque un obiettivo anche quello, quello di pescare e fare un po' di cibo. Quindi metto la canna da pesca qua. Vediamo se riusciamo a fare qualche altro tavolo, magari qualcosa per fare una pala. Carpenter table per fare storage e materiali e housing. La, il tavolo della pietra, la riparazione, come vi dicevo. No, io voglio capire come posso fare una pala. La pala mi chiede un iron bar. Eh, mannaggia, ho dato la priorità all'altro. Riesco a fare ancora un iron bar, ti prego? Sì, perfetto. Sicuramente. Mi re, me ne rendo conto non è un gioco per tutti, perché questo è, è uno stile di gioco che va su determinate persone, e, e c'è gente che letteralmente impazzisce per giochi di questo tipo. Sì. Ma se siete arrivati fin qui è perché siete interessati. Quindi, io a questo punto vi faccio vedere un'altra cosa. Tanto, io trovo rocce respono queste cose, ma vi faccio vedere una cosa molto carina. Non so se poi il gioco è realizzato in RPG maker o qualche U-game maker, però guardate l'albero cade pure. Non <ride> era tutti, poteva sparire invece. Ok, intanto qua stiamo finendo, appena avremo recuperato quello, avremo preso anche legno, facciamo la pala e con la pala cerchiamo di andare a fare un po' di argilla Agilla che magari li mettiamo qua e facciamo i mattoni. Il gioco non ha il cop co al momento purtroppo, se sarebbe adattato bene un po' come Wayward. E simili intanto qua sono molto a fortuna perché trovo anche un, un pezzo di Giada. Devo ovviamente girarmi poi mi vedete così perché ho la tuta all'inizio ci fa mettere la tuta, avevo un aspetto comunque umano, ma la faccia blu che vedete così è perché ho il casco ovviamente e non so che cosa succeda. Non so nemmeno che cosa succede morendo perché al momento sto tenendo botta abbastanza bene. Allora, a questo punto possiamo fare sull'incudine, avvicinandoci all'incudine, cliccandoci magari anche, la show. Facciamo la show e proviamo a usarla. Intanto, mi piacerebbe anche provare mentre si crafta, la show, ma sta andando anche abbastanza velocemente. Comunque, facciamo con la Fishing rod ah, dobbiamo andare lì. Ok, vai. Mm -hmm. io pesco ma proviamo a aspettare un po' e vediamo se se viene qualcosa ho visto del movimento lì qua sotto no me lo annulla praticamente subito Hmm. Non so se il galleggiante deve effettivamente andare in giù, ma. Eh, vedete che c'è. sono onde o cosa queste? No. Boh. Vabbè, ci riproveremo dopo, magari. Allora prendiamo intanto la show, che è molto importante. E eh, vediamo che cosa si può fare con la show. La show ci permette di scavare. Quindi in teoria la gila la troviamo qui che sta imprecando tipo se scavo in acqua ah fishing bait ah, ok ho trovato i vermi tra l'altro si sta anche danneggiando la pistola e tutti i tool allora ho trovato fishing bait però sono lì e non riesco a prenderli adesso buttiamo qualcosa che non, non ci interessa tipo le ali di, di pipistrello allora dove eh, cavolo eh ho ripreso le ali di pipistrello ah no ma le ho prese sono qua ehm. allora ah perché in realtà qua dice fa ehm. Ok, posso metterli sulla canna? All system functional. No, non mi fa le, le cose perché clot bandage. Vediamo un po' perché possiamo fare anche delle per pescare, anche delle gabbie. Vedete, qua c'è laritino per accogliere le farfalle no, water pouch è interessante perché possiamo fare la borraccia per bere il campfire. No, non, non lo fa fare, non so perché. Cioè, se io prendo la canna da pesca, scusate adesso prendo la canna da pesca stack e premo F e prendo questi. Posso metterli sulla canna? No, make fish bite quicker while fishing. You can also replace inside fishing pots e eh, eh, vabbè mi, mi consumerà mi consumerà cosa ma ok sì sì infatti infatti me lo, me lo fa usare credo sì perché è uscito il, il, il fumettino sopra quindi vediamo ok ho preso un pesce ho preso un pesce, ho preso un raw blue fish e ho due esche. Quindi ok, ok, ok. Interessante. Ho preso un pesce e usando in automatico una, una, una di quelle cose lì, una di quelle esche. Ora riapriamo il menu, prendiamo la legna, la mettiamo qui. Vedete il fuoco si accende e in teoria potremmo cucinare il pesce. Yes. Mettiamo a cuocere il pesce, vedete che intanto il pesce cuoce. E cosa cacchio vuoi tu? Sei pronto per esplorare? Sì. E ora che vedere che cosa in serbo per noi questo pianeta è la minimappa. Let's get moving ho recuperato... ah l'ho lasciato bruciare, fantastico, mi sono anche bruciato perché se ci camminate sopra vi fate molto male, fantastico ho, ho carbonizzato il pesce, ma va bene, insomma, ce lo facciamo andare bene diceva qualcosa sulla minimappa, perché... signal jammer, quindi dobbiamo andare di là ok, abbiamo un signal jammer da quella parte il gioco, ve lo dico in anticipo, ha un prezzo assolutamente, se non è cambiato, ridicolo, perché costa 3,39€, forse, con una, roba, una roba del genere. Quindi, insomma, <ride> se vi piace il genere, sembra avere molto di più di quanto non abbiano giochi, giochi simili, ma usciti da più tempo. Ora... Siamo andati oltre signal jammer, ma no, sembra partire da qua il signal jammer, ah, tra l'altro ecco, questo è lo sponente è utilissimo per coltivare. Quindi dovrei fare destroy e prenderlo. Ok, crafta questo alla workbench. Ok, l'abbiamo distrutto, ma contestualmente ne abbiamo appreso la ricetta. Ce n'è un altro link? Cos'è quello? What is this? No, ah sì Ah, c'è anche un cittadino lì. L'ho già incontrata quella gente lì, ma non ho ancora capito cosa posso farci. Onestamente, destroy. Scusi, buon uomo, mi sta curando. Boh. Vabbè. Vorrei bere dall'acqua, ma non posso. Va bene. Allora, non ho neanche più spazio nell'inventario. Comunque, non riesco a capire dove devo andare perché Signal Gem me lo da qui, ma non, non c'è nulla qui quindi non ho neanche preso abilità. Quindi, adesso, magari ne prendo una, che è quella della fame, la sblocco, e riduco anche il danno dalla sete: fantastico. E poi prendo magari anche questa così voglio, voglio provarla subito. Posso equipaggiare questa abilità che ho preso di schivata. Eh, prendendola da non so dove, beh, ho completato la. Questa oh, ho trovato questo che non, non c'era prima. Ma va bene, e quindi? Dica come posso aiutarti? No, sei tu che mi hai chiamato. About... Ok, no, ho sbagliato, gli ho chiesto di teletrasportarmi di nuovo a casa. Vabbè, gli chiederò due informazioni sulla quest a sto punto che ho mancato prima di chiedergli. About the quest, questa eh, Ok, cosa dovrei fare? Parte non è chiara. Esplora, stupido. Ok, mi tira per il culo, ma va bene. Va bene, torniamo dove eravamo. Ah, tra l'altro no, dicevo, abbiamo preso l'abilità. Che, che... non vedo. Health, hunger... ma eh, dovrebbe dirmelo però. Eccole qua le abilità. Infatti questa la posso trascinare qua. Magari la, la scambio con l'1. Ok. Con l'1 io dovrei fare... eccola lì, la scivolata. Fantastico. Ho sete. Ho tanta sete. Ma magari mi mangio un pomodoro, eh. Che dite? Vedete che questo qua adesso io non, non posso abbatterlo, Devo, ho bisogno assolutamente di raggiungere farming livello 5. Io ora non posso, voglio liberarmi della Batwing, ma in realtà la Batwing è nell'inventario perché lì solo un'icona che non serve a niente. Beh ma aspettate, mi mangio questo intanto, no? Eh infatti mi alza tantissimo la sete, mi mangio questi, chi se ne frega me li pappo io butto anche la cenere eh, che tanto non mi interessa così mi prendo il pomodoro ok torniamo dove eravamo? oh c'è anche un cordino che mi serviva dicevano l'uovo non me ne frega niente droppa l'uovo prendi il cordino che è utilissimo come anche in minecraft eh. ma eh, questo non, non lo so non è uno dei cittadini che ci aiuta allora dove eravamo dove eravamo qua il macchinario era qui, ma poi a un certo punto me lo sono trovato improvvisamente lì, ma... No, non mi fa cliccare niente. Qua. Un'altra cosa... Misteriosa. Con delle melanzane giganti. Non lo so. Non lo so, troveremo qualcuno sicuramente. Ed è, è un gioco senz'altro intrigante anche per il prezzo che ha, quello che ha da offrire è veramente tanta roba. Allora, è quello che intercetta la, il sistema di navigazione. D Avremo bisogno di un po' di esplosivo per farlo fuori. Ok, scan the surrounding area. Ok, no, scansiona. Ok. Siamo nel bioma delle praterie, ok. Non ci sono nemici. Iron Cop e Rancor, ok. Niente, abbiamo bisogno di esplosivo. Dobbiamo craftare esplosivo, quindi prima questa da fare. Ok, no, allora interessante anche il fatto che ci può riportare indietro lui. Perché poi possiamo fare casa, possiamo crearci le mura, farci l'edificio di... Ho scoperto anche le... È eh, mixa un po', Stardew Valley, un pochino anche forse Animal Crossing, ma questo me lo ricorda solo la presenza delle farfalle. Eh. Non sono impazzito, però essendoci le farfalle, il retino con cui raccoglierle, mi ricorda anche Animal Crossing. Questo gufo qua mi ricorda invece um, Zelda, Link's Awakening. <ride> Ormai sono particolarmente ispirato. Sì, eh, magari anche una citazione, non lo so. Woot, woot, <ride> come faceva. Allora, qua non so cosa sia. Vediamo se riusciamo a minare questo, ma dubito. Attenzione. Attenzione. Potrebbe essere un minigioco questo, eh. Vediamo un po' se siamo fortunati. Ok, quello l'abbiamo attivato. Poi. Mm. Interessante. Anche questo mm, mi puzza un po' tutta questa storia. Vediamo un po', bello! Che rotola bene. Ok, vedete, vedete l'ho attivato. Ora scopriremo subito che cosa si cela dietro questo. Queste rovine un po' così, un bel niente. Eh, ho coperto tutti i so, sassi. Sì. Ci sarà un ordine con cui coprirli. Non so perché ci sono quattro cose. Che sono di altezza 1 1 1 3 3 1 4 non lo so bel mistero questo vabbè adesso io non mi, non mi soffermo a cercare di capire ma vedete qua Farming livello 5 in più mi serve anche la falce quindi eh, quella non ce l'ho però tuttavia sta piovendo quindi dovrei anche pensare di farmi la Beh aspettate, intanto io uso la pistola plasma per il porcellino. Anche se non voglio consumare la, la cosa qui. Ok, la Batwing non la voglio! Voglio la carne! Voglio cucinare la carne perché voglio mangiare quella. Questo cos'è? Clot. Flint mi serve. e eh, non posso buttare niente. Carnot Seed. Mangio il pomodoro. Mangio un altro pomodoro. E ho preso Clot. Ok, per eventualmente curarmi. Niente, vedete, io rispetto alla partita che mi ha raccontato Argonaut, non ho ancora incontrato nessuno. Lui ha già incontrato due persone, quindi sono già andato a vedere. Qua posso bere. Molto interessante. Vediamo, bevo. Ok, e la sede torna su molto interessante. Dovrei farne anche più di uno, dovrei pensare a come proseguire. Ma prima di proseguire voglio proprio vedere quanto vi interessa questo gioco. Se qualcuno di voi magari gli è piaciuto, ha fatto, gli è fatto piacere questa scoperta. O quanti di voi magari non hanno apprezzato e non lo considerano proprio un gioco nelle loro corde. Fatemi sapere che cosa ne pensate e alla prossima ragazzi. E ciao ciao.